Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul tracciato di Shanghai per questo secondo appuntamento delle pre-season 2024-2025 dalla cabina di commento di Paderborn. Simone Fracchiolla in Artesdem, con me in cabina di commento abbiamo il grandissimo Mattia Del Corso. Ciao Mattia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti su Formula Italian Team, Gran Premio della Cina. E dunque siamo qui in Cina in questo appuntamento, diciamo, dopo aver visto ieri quelli della 50 vanno in scena questa sera, oggi quelli dei piloti della 100%, quindi abbiamo un bel numero di piloti, un paio di piloti molto interessanti che si dovranno affrontare questa sera per decidere ovviamente in quale categoria correranno quest'anno, se la Pro o la Master League. Sarà veramente interessante, vediamo anche in azione subito alcuni piloti che sono lanciati per il loro giro cronometrato e andiamo subito a scoprire chi è che andrà a chiudere subito il giro più di qualifica. Eccolo qua, dovrebbe essere Gaglianz il primo a tagliare la linea del traguardo, che lo stiamo inquadrando adesso con la sua Ferrari, infatti è il primo a tagliare, mettere in 1.33.4. Vediamo se in questo momento arrivano dietro alcuni degli altri, lo mette Kaisermat, si mette davanti in 1.31.553, quindi diciamo, Mattia, subito il buon Kaisermat in azione, il campione della Pro dell'anno scorso. Sì, ma Luca gli risponde subito con un 31.190. La prospettiva dei tempi dovrebbe essere su un 30 medio basso e diciamo che queste pre-season, Simone, si stanno quasi accingendo alla loro chiusura, dove poi verranno stilati i campionati per le varie categorie che quest'anno, ricordiamo, saranno 3 in un 4, che saranno Sport League, Pro League e Master League. Oggi e te abbiamo anche la possibilità di osservare qualche ipotetico avversario per la categoria cui potremmo andare a finire. E che dire, in questo momento dobbiamo solo aspettare. E intanto Marco replica ulteriormente a Luca con un 30.975, il primo a scendere sotto il 31. E bisogna dire, Simone, che quest'anno comunque il gioco al 100, diciamo, non rende molto male, essendo che quest'anno hanno portato lo step delle gomme con il decadimento molto più avanti rispetto all'anno scorso, dove il 20-30% era già quasi di gomma finita o gomma che già sallava parecchio. Eh sì, quest'anno è diverso, sarà interessante poi vedere le strategie su questo nuovo capitolo, sulla nuova stagione che, come hai detto tu, sta per iniziare e inizierà a breve, e con qualche sorpresa che vedremo ovviamente quest'anno nelle categorie sia Pro e Master. Vedremo ovviamente anche molti piloti che quest'anno sono passati dal 50 al 100 e che sarà veramente interessante vederli come si evolveranno nell'arco della stagione. Intanto si salutiamo dalla chat il buon Ricky Bizzo che ci saluta, buonasera a lei. E niente, 11 minuti al termine delle qualifiche, non vedo piloti che si stanno migliorando, anzi c'è Lopensky che la settimana scorsa non è riuscito a correre il Gran Premio di Abu Dhabi con i ragazzi della 100, questa sera riesce ad esserci e corre ovviamente in un tracciato diversissimo rispetto ad Abu Dhabi e quindi sarà veramente impegnativa questa gara per dimostrare se il vice campione della Pro League avrà ancora la possibilità di lottarsi il titolo per la Pro League oppure vederlo fare il salto di qualità. Chi lo sa? Chi lo sa, Simone, in questo momento, come hai detto tu, ci sono tanti piloti che sono passati dal 50 al 100. Dalla nostra, tra virgolette, esperienza, Simone, tu hai iniziato anche prima di me il 100, abbiamo constatato subito le differenze importanti, soprattutto proprio come gara stessa, non sono gare così frenetiche come, tra virgolette, impone alcune volte il 50, sono gare molto più studiate, con una loro linearità e con anche una loro più probabilità di ribaltamento del risultato, dato che comunque è fondamentale non sbagliare, hai una distanza comunque molto più lunga che ti permette di coprire anche quelle che sono le tue possibilità e
avendo quest'anno una gomma che effettivamente scatta meno come usura, o comunque scatta più tardi, qualcosa su varie piste si può provare, come ad esempio è stata ad Abu Dhabi, dove la unica e doppia sosta si pareggiavano tra loro, stava un po' la differenza del pilota a capire come e se sfruttarla e dove potrebbe essere finito. Sì, sì, assolutamente. Vedremo comunque come saranno quest'anno con queste nuove tipologie di gomme. Più che altro bisognerà vedere anche come si comporteranno questa serie di piloti su questa pista, che, caro Mattia, in questi anni si è visto poco Cina. L'ultima volta che abbiamo visto far correre i nostri piloti al Gran Premio di Shanghai è stato nel 2021, se non erro, su Formula 1 2021. Poi sul 22-23 non siamo riusciti a vedere, diciamo, i nostri piloti su questo tracciato, che è veramente impegnativo, ma soprattutto anche molto bello, con alcuni punti veloci, come ad esempio il lungo rettilineo che si trova nell'ultimo settore, dove si può vedere molti sorpassi e tante altre cose. Intanto Marco Ganu si sta per lanciare in questo secondo tentativo, quando mancano 8 minuti e mezzo alla fine delle qualifiche, e dovrebbe esserci anche Flaminio, che lo sta inseguendo, credo, e si sta per lanciare. Sì, si stanno preparando. Luca dovrebbe essere un po' più indietro, dovrebbe essere a inizio secondo settore. Diciamo che comunque, anche per quello che per rispondere a quello anche che hai detto, Shanghai purtroppo dal 2021 in poi, per determinate questioni che noi tutti conosciamo, non fa più parte del calendario, ma sul gioco di Formula 1 è un optional, una cosa in più come Portimao. Certo, è una pista che negli anni comunque ci ha fatto vedere tante cose, allo stesso tempo è una pista che comunque è impegnativa, perché ci sono punti molto delicati dove è importante saper controllare al massimo la macchina, cercare di avere un buon posteriore, per quanto anche l'anteriore è fondamentale, ma poi quest'anno, con quello che è il gioco, gli assetti possono variare anche a seconda della guida personale che tu hai, quindi non è per forza detto che un assetto ad ala anteriore sia comodo per uno che magari preferisce l'ala posteriore. Però del resto comunque è una pista molto molto bella, forse quest'anno ritornerà in calendario da noi, non lo sappiamo, ce lo dovremo aspettare ancora, se non sbaglio penso un paio di settimane, per avere il calendario completo di tutte le gare per la stagione che incombe, e che ovviamente, Simone, noi non vediamo l'ora che inizi, perché nonostante comunque questo gioco rimane un qualcosa di negativo, perché purtroppo non piace, possono provare a sistemare tutto quello che vogliono, ma non piace, è partito male e purtroppo lo sviluppo non aiuta. Ma tutto sommato il mio pensiero rimane sempre quello che al 100 potremo vedere quest'anno veramente delle gare molto divertenti, soprattutto vedere effettivamente ancor più quella differenza che l'anno scorso ha caratterizzato molte gare della Master sulla strategia, dove J-Sport, Dilegge e altri piloti ci hanno fatto, intanto Marco 30-728 abbassa ancora di 2 decimi, ci hanno fatto veramente divertire, appassionare rispetto a quel capitolo che più apprezzato rispetto a questo. In quest'anno, Simone, con lo step più avanti, chissà quelle che saranno, potranno essere le gare, anche se sappiamo benissimo trenino DRS, e purtroppo questo ci tocca. Ci tocca, però comunque non è che duri ovviamente sempre questa cosa, c'è sempre il secondo stint che, diciamo, può far spaccare il gruppo che insegue, quindi tendenzialmente si può anche dire che i trenini quest'anno sì ci sono, però come l'anno scorso si possono spaccare dopo la prima sosta, quindi attenzione, vedremo ovviamente le strategie e tanti altri fattori. Intanto Marco Ganu è il primo a fare un gran tempo, a seguito poi c'è Luca Flaminio 1:30.884, poi Kaisermat 31:1 e poi Zeta Pro Mauro, e attenzione che si mette davanti Zeta Pro Mauro, grande risposta del pilota che veste i colori della Williams questa sera, si mette in una buona posizione in terza,
mentre vedo che l'unico pilota in questo momento che è nel giro di lancio è Lopez, che poi non so se c'è qualche pilota che sta migliorando. Attenzione, Gallians è crashato. Aia, questa non ci voleva. Dovrebbe poter riuscire a rientrare, eventualmente gli forniamo un invito per farlo. E sì, in questo momento si sta per rilanciare Lopeschi, se non ho visto male Kaiser si stava lanciando ma ha commesso un errore, quindi penso rientrerà ai box per montare infatti una nuova gomma e rilanciarsi per l'ultimo tentativo. E vedremo poi anche Simone, infatti come hai detto tu, dal secondo stint in poi, cosa che io purtroppo non ho ancora bene i meccanismi di sfruttare, ma vedremo quest'arco, questa stagione cosa potrò fare, ma diciamo che dal secondo stint in poi le cose cambiano, la gara si inizia un po' più a concretizzare e farà la differenza colui che saprà sia anticipare sia sfruttare i tempi per poi effettivamente portarsi a casa il massimo risultato. Sì, comunque diciamo che te comunque hai fatto dei grandi passi da gigante, grandi miglioramenti, quindi vedremo anche per te quest'anno come sarà, se sarà ovviamente master o pro, però comunque lo scopriremo più avanti. Intanto vediamo che c'è l'Openski che lo stiamo inquadrando in questo momento, siamo in on board con la sua Red Bull, dove va a frenare molto tardi e arriva molto lungo qui al tornantino e adesso va forse a chiudere questo giro e invece no, si ferma, quindi diciamo giro cancellato per l'Openski. E invece c'è Overboost, probabilmente l'unico pilota che in questo momento è in pista, che si sta per lanciare. Si sta per lanciare anche Pier Joker. Gallians intanto rientrato nell'arena. E mancano ormai 3 minuti, quindi sarà il loro ultimo tentativo, questo per Overboost. Poi vedremo tutti gli altri, che ancora i box ovviamente, da Ezio fino ovviamente ai primi. Oppure vedremo se ovviamente Marco Gunn e Flaminio si fermano qui e vogliono risparmiare magari una rossa per la gara, che tutto sommato potrebbe essere in vetta. Invece no, Marco entra in box, cioè entra in pista. Però intanto vediamo Overboost, che sta scaldando molto bene le gomme sul dritto. È entrato anche in pista Long, Pier Joker, stanno per entrare tutti ai box. Quindi non penso pista. Simone, si terranno una gomma rossa in più, dato che qua più o meno da quello che ho capito la strategia dovrebbe essere una singola sosta, e vedendo anche come è fatta la pit lane penso sia l'opzione migliore in assoluto. Poi quest'anno, come abbiamo detto, le gomme, avendo fatto uno step più avanti sull'usura, la hard è praticamente diventata la gomma di gara, quella che sarà praticamente il principio di tutto e la fine di tutto. Starà poi vedere durante l'arco della stagione se qualcosa di diverso potrà cambiare, magari dipende anche molto dalle piste, però generalmente si cercherà sempre di evitare di fare due soste per ovviamente non intaccare troppo il risultato della gara, ma qualora la pista magari lo richiedesse o ci fosse un guadagno, la doppia sosta può essere un'opzione. Intanto l'ha spinnato Overboost e è entrato un altro nell'arena, non so se la lobby è chiusa oppure aperta. Mi sa che è chiusa, però no, dovrebbe essere chiusa, ma verifichiamo subito. No, è chiusa, quindi penso sia un altro iscritto, Simone, se non sbaglio. Andiamo quindi a vedere Marco Ganu, che si è lanciato in questo momento, il pilota dell'Alpine, che veste i colori dell'Alpine. Allora andiamo in on board con lui, sul volume, andiamo. Sette al primo settore, si migliora Marco Ganu di pochi millesimi, di 91 millesimi nella sua prestazione precedente. Adesso qui piega verso sinistra in settima marcia in piena, poi giù due marce ancora, arriviamo adesso, vediamo sul secondo settore come lo fa. Questo sembra essere leggermente più veloce, 71 millesimi, si sta migliorando, attenzione. Potrebbe essere un 36 se non fa errori qui. Forse una leggera scodata qui. Attenzione a non perdere il posteriore in questa curva qua, perché è molto facile perderlo. E allora arriviamo sul lungo rettilineo.
spalanca l'ala, dà tutta la batteria ibrida che ha in questo momento il pilota Alpin. Andrà a affrontare adesso il tornantino, forse leggermente lungo, vediamo in trazione se avrà possibilità di migliorarsi. Arriva a affrontare l'ultima curva, occhio ai cordoli, 27, 28, 29, 35, 145, pole position provvisoria per Marco Ganu che la mette davanti, attenzione però agli altri. Sta arrivando Kaiser che è più o meno in linea con i tempi di Marco se non sbaglio l'ultimo settore, invece ha perso qualcosina, 38. 38 per Kaiser Matto, attenzione aspettiamo Flaminio che arriva adesso in questo momento sul traguardo. 26, 27, 28, 29, 30, 601. Si mette in seconda posizione a soli 46 millesimi, se non erro, no, 56 millesimi. Sì, arriva anche Mauro, arriva anche Mauro. Vespa, 38. Vediamo Mauro. 37 per Mauro. Che non riesco a beccarlo, eccolo qua. 37, chiude. Chiude la posizione, quindi terza posizione per Mauro. Grandissimo tempo da parte del pilota Williams, ma soprattutto pole position per Marco Ganu, che quindi partirà davanti a tutti con Fleming dietro. E ottima anche la prestazione di Vespa, caro Tia, perché ricordiamo che Vespa era un po' in difficoltà l'anno scorso. Quest'anno lo sembra vedere essere molto molto competitivo, soprattutto anche nel giro di secco. Sì, si è adattato molto bene a questo gioco, ha già fatto vedere ottime qualità in qualifica, ancora poco un po' insicuro, detto anche da lui in gara, non pensa ancora di avere il margine per magari fare il salto di qualità questa stagione, però vedremo, questa è un'ottima opportunità per allenarsi, migliorare e provare a vedere effettivamente se si riesce a stare col gruppo davanti. Sicuramente davanti a lui già due piloti fondamentali come Mauro e Marco Ganu sono tra virgolette un bel punto di riferimento, vediamo il pilota cosa ci saprà proporre oggi, ma penso sì, effettivamente il pilota in qualifica ha fatto un bel salto, in gara magari ancora qualcosa da completare. Intanto diciamo dai nostri gruppi Telegram ci scrive ovviamente Marco Luconi che Sbinnigs è un ritardatario, quindi è un partecipante dei nostri campionati FIT, quindi diciamo diamo il benvenuto alle nostre competizioni. E da quello che ho visto comunque correrà su PC e vedremo ovviamente cosa farà questo ragazzo, che ovviamente non ha potuto fare le qualifiche, partirà purtroppo in fondo, però comunque ricordiamo che una pre-season bisogna vedere il passo gara in queste gare, e adesso vedremo ovviamente la scelta delle gomme soprattutto di questi piloti, perché sì, ricordiamoci, è una 100%, è una diciamo una pre-season, però comunque c'è anche da studiare un po' le gomme come si comportano. Sì, sarà fondamentale per i piloti non commettere errori, anche per aiutare la direzione gara a stillare con il maggiore equilibrio possibile quelli che saranno i campionati quest'anno sul FIT, che ripetiamo saranno 3 e non 4 come l'anno scorso. Purtroppo non ci sarà più la Prime, ma ci sarà solo Sport e Pro Master, e bisognerà quindi non sbagliare, fare vedere cosa fare, e poi la direzione gara prenderà le varie decisioni per assegnare la categoria più corretta a seconda della velocità del pilota e concretezza. Intanto dalla chat ringraziamo il buon Marco Luconi che si è abbonato per 41 mesi, grazie al buon Marco Luconi. Poi dalla chat anche salutiamo Vampir, salutiamo anche Calexei che scrive STEM e diciamo che è un po' anche attiva la nostra chat, ecco, sta un po' ritornando ad essere attiva anche i ragazzi della chat, e diciamo che ci stiamo un po' scaldando, ecco, ci incominciamo a scaldare con queste pre-season anche noi, per essere poi pronti caldi tutti quanti per questa stagione che inizierà. Intanto aspettiamo ancora un attimo che i piloti prendano in mano gli assetti e le vetture. Sembra che ancora stiano scegliendo, ma che comunque c'è ancora un po' di tempo da aspettare. E quindi, sì, come hai detto te, quest'anno c'è solo le tre categorie, Sport, Pro e Master. Purtroppo per la Prime quest'anno non è stato possibile, per via anche di mancanza, penso, di iscrizione, soprattutto per le pre-season.
E vediamo, magari forse, io spero, ma speriamo tutti che magari l'anno prossimo, se sia un capitolo anche migliore rispetto a quest'anno, forse potrà anche tornare la Prime League. Questo lo vedremo più avanti. Intanto parte il giro di ricognizione e andiamo a vedere più che altro le gomme. Non ho visto ancora bene. Andiamo a vedere i dettagli delle gomme, dimmi. Allora, più o meno come ci aspettavamo, tutti gomma media, tranne una gomma bianca per Dottor Long che parte dalla nona casella, ma come ti ho detto andranno tutti più o meno per mid-yard. Attenzione a Flaminio che ha voluto fare un drift adesso nella curva 3 è andato sulla ghiaia. Fortunatamente quando si fa il giro di ricognizione non c'è la possibilità di usurare le gomme, quindi Sì, il fondamentale è però scaldarle perché, come sappiamo, quest'anno anche le temperature sono un altro fattore. Non sarà così facile quest'anno mantenere una temperatura lineare e sarà soprattutto fondamentale non scaldarle troppo perché quest'anno l'usura termica è abbastanza insidiosa, oltre che molto molto problematica. Si rischia sì. effettivamente di avere una perdita della macchina in qualsiasi momento. Allora, intanto Marco Luconi ci dice se abbiamo, diciamo, i telefoni silenziati perché sento delle notifiche No, dalla tua. non penso, io ce l'ho silenzioso come sempre. Ok, perfetto, Vorrei no. fosse qualcosa di esterno, Sì, adesso verifico. ok, perfetto. Comunque adesso i piloti si stanno andando a posizionare in questo momento nella griglia di partenza e penso proprio che dovremmo vederli ovviamente dall'onboard perché come al solito non si riesce a vedere in tutti la partenza, quindi bisogna metterli onboard e infatti andiamo ovviamente con un pilota abbastanza vicino ai primi. Eccolo qua, andiamo con Vespa. Intanto aspettiamo ovviamente che arrivino tutti. Sta arrivando adesso Pier Joker, che si sta per posizionare. Frena forte Pier Joker. E allora ci siamo. Sta per iniziare questo GP delle pre-season 2024-2025 in Cina, a Shanghai. Bandiera gialla subito. Attenzione, DRS disabilitato. Succede di tutto. Si spengono i semafori tra 5, 4, 3, 2, 1. Via, partono le vetture. Con un buono spunto da parte di Marco Cannula davanti, vediamo se riesce a mantenere la posizione. Si riesce. E quindi il gruppo è uscito bello compatto. Attenzione dietro che prevedo un po' di parapiglia con una Williams. Penso sia quella di Overboost che è praticamente in mezzo. Attenzione, lì Kaisermat! Mamma santa, che cosa gli ho visto fare! Ha schivato due vetture e ha rischiato grossissimo il pilota dell'Alpine. Incredibile, vediamo ancora che sta rischiando, non riesce a tenere la vettura in pista. Attenzione. Non capisco se ha dei problemi perché continua effettivamente a scodare sul posteriore. Qua è molto facile perdere al posteriore, Oh, mentre attenzione, contatto! contatto con la Aston No, Martin di Long. Long. È Long che è Sì, partito con l'hard, ma non so se ci sono danni, ma non penso dovrebbe avere danni. Non so se abbiamo attiva l'app, ma dovrebbero esserci danni per caso. intanto dietro ho visto una vettura arrivare lunga, dovrebbe essere quella di Ezio, che è arrivato molto lungo. Infatti ha perso tantissimo il pilota della Red Bull. Allora vediamo questo primo giro con Flaminio che si va subito a mettere davanti nei confronti di Marco Ganu. Passa, no, invece si rimette dietro, si è solo fatto vedere. Ma dietro c'è un'altra vettura, quella di Svinno, che si è provato a far vedere nei confronti di Mister X. Vediamo cosa succede con Mister X, che alla fine alza il piede e fa passare Svinnix. Mister X che torna ancora ai nostri campionati dopo, diciamo, un anno sabbatico, possiamo dire così, caro Mattia. E diciamo che torna su un videogioco abbastanza complesso e viene anche attaccato da Pier Joker adesso in questa curva qua in discesa, che poi diventerà interno per Mister X. E poi prova l'incrocio di traiettoria. Occhio che dietro c'è la Ferrari di Matteo Profilo, che cerca
anche lui riuscire forte, ma nulla da fare. E allora rimane davanti Mister X e vediamo un po' quello che succede. Vediamo quello che accade. Intanto là davanti hanno preso un po' di distacco i primi 5 dall'Openski, che non riesce a tenere il passo dei primi 5. Sì, deve accodarsi in questo momento, è già fuori zona di RS il pilota della Red Bull in questa gara. Long cerca intanto pian piano di recuperare terreno su Lopeschi. Kaiser, dopo la partenza problematica, sta andando tutto bene per ora, non vedo problematiche, non vedo più scodate, quindi penso piccole problematiche di start, magari non ha preparato al massimo la gomma, infatti vedo che si accinge ad attaccare subito Long. Sì, andiamo a vedere. Infatti Kaiser Matt va all'attacco di Dr. Long, però Long sembra voler provare a tirare la staccata, ma alla fine il campione della Prime, della Pro, scusatemi, si mette davanti. E adesso vediamo se riuscirà a sbarazzarsi di Lopeschi, e poi vedremo con pista libera magari se riuscirà a ricongiungersi. Mentre là davanti addirittura Vespa fa il giro veloce 1.36.3, ovviamente con DRS, scia fa su. Intanto attenzione a Kaisermatt, va dentro subito e va anche dentro Gaia, e scusatemi, Long con Lopeschi, che è dovuto andare verso l'esterno. Dietro c'è Svinnix, che deve cercare di stare attento a non prendere il posteriore di Long, che sta veramente trovando un Lopeschi in molta difficoltà. Svinnix, dove si sta infilando? Dove si vuole infilare? Alla fine poi c'è la strada larga, si butta all'esterno e ce la fa, ci riesce, fa una grande manovra e che va a prendersi l'ottava posizione il pilota della Racing Bulls. E adesso va alla caccia di Lopeschi, che è veramente in grande crisi il pilota della Red Bull. Sì, occhio, penso abbia staccato completamente il libido, perché non solo non sta lampeggiando, adesso penso abbia ricaricato tutto, ma forse non si accorge che non ha batteria attiva, perché si pianta letteralmente in ogni rettilineo. Diciamo che non è un gioco abbastanza facile. Quest'anno bisogna un po' cercare anche di gestire le mappature di, esatto, elettrico, però sì, sì. Diciamo che è semplicemente un tasto. Lo so, sembra però aver ripreso passo. Però diciamo, diciamo che bisogna tornare alle vecchie origini, come nel 2018-19. Intanto Svinnix va all'attacco di Lopeschi e lo va a passare addirittura sul dito. Occhio che sta arrivando Lopeschi. Lunghi entrambi. Vediamo se Ernesto Coppola si vuole inserire dentro. Non ce la fa, addirittura l'ha persa Long. L'ha persa. E attenzione, perché si stanno già dando fuoco e fiamme. Già la precision, ragazzi, già è una precision, si stanno dando fuoco e fiamme. Matteo Profilo prova con il DRS a andare all'attacco di Pier Joker. Vediamo se riuscirà all'esterno, che poi attenzione che si deve fare tutta la parte esterna. E allora riesce a rimettere, attenzione, contatto con Mister X e Long. Sembra che Mister X abbia rotto l'ala. Eh sì, ha rotto la parte laterale sinistra. Non vedo l'aimplan sinistro. Sì, confermo, danno per il pilota Mercedes, che va anche leggermente lungo. È divelta l'ala purtroppo. Per il pilota della Mercedes non è un buon segno, soprattutto adesso in queste curve molto prolungate. Sarà difficile sterzare, infatti Ernesto va molto largo, ha molto sottosterzo adesso, e Matteo Profilo si fa sotto, soprattutto con la gomma media. Sì, che poi comunque Mister X c'è anche lui la gomma media, però adesso con quest'ala va veramente in difficoltà nei curvoni veloci. E allora vediamo, là davanti intanto tengono il ritmo, tengono il passo, nessuno fa attacchi. E allora concentriamoci qua dietro, perché stanno veramente, ma veramente andando adesso all'assalto questi piloti nei confronti di Mister X. Andrà anche all'assalto Lopeschi, che va dentro l'attacco di Svinnix sicuramente, e si porta penso davanti, sì, lo passa. Torniamo subito dietro per vedere se Matteo Profilo va all'attacco di Mister X. Occhio per Joker! Per Joker sono i 4 qui, pericolosissimo, poi alla fine vediamo cosa succede, vediamo quello che accade. Ancora per Joker, che alla fine passa, e Mister X si deve fermare per cambiare l'ala, e quindi hanno adesso strada libera là davanti. Ancora c'è un po' di parapiglia tra Svinnix e Lopeschi, che si stanno ancora battagliando, e invece qua continua la lotta tra Matteo Profilo e Pier Joker. Andiamo a vedere se Lopeschi sta continuando a battagliare con Svinnix. E infatti adesso sembra essere più agguerrito il pilota Red Bull, adesso all'esterno.
Adesso all'esterno, tira forte la staccata Lopensky. Tira forte la staccata, ma costringe ad andare all'esterno. Non c'è spazio per andare all'incrocio. E allora deve cercare di rimettersi dietro e di sfruttare poi il DRS per passare in guidata della Racing Bulls. In questo momento il gruppo là davanti si è abbastanza disegnato, siamo 5 piloti, poi Kaisermat a 3 secondi e mezzo. In questo momento non fanno neanche troppo change di posizione, si stanno facendo un po' tutti tirare da Luca, a sua volta Mauro si fa tirare da Marco e così via. Di adesso vedremo un po' quale sarà il loro ipotetico ritmo e poi la sosta che delinea eventualmente le posizioni di conclusione o vedremo se ci sarà qualche ribaltamento. Tanto vedo anche là davanti che vedo un po' di cambio di posizioni. No, niente da fare, rimangono così. Mentre ancora Lopensky che non riesce a passare Svinnix. E dietro invece c'è Matteo Profilo che sta andando all'attacco di Pier Joker. Invece che Pier Joker va all'attacco Gaglias! Frenare, mamma mia, ha rischiato di tamponare Matteo Profilo. Poi addirittura ha quasi rischiato di perderla il pilota Ferrari. Allora arriva anche molto lungo qua, molto sotto sterzo. Purtroppo per Alessandro Gagliano un po' in difficoltà, ce l'aveva anche detto diciamo anche nelle gare scorse che avrebbe avuto anche poco tempo quest'anno, però quel poco che ha diciamo lo sta sfruttando al massimo e lo sta anche dimostrando, perché comunque il passo comunque non lo molla e rimane sempre lì. Tanto pian piano Svinnis sta provando a rientrare nel gruppo di testa, in questo momento si trova a 2 secondi e 1, ha preso qualche decimo a Kaiser, però poi dovrà ricoprire quasi una distanza di 4 secondi che si sta pian piano incrementando per rientrare effettivamente sul gruppo di testa formato da 5 piloti. Sì, Svinnis che sta andando abbastanza bene e si sta man mano avvicinando, sì, come dici te, a Kaiser, ma sta portando appresso dietro Lopensky. E il problema è che diciamo forse Lopensky è a secco di batteria, non lo so, però comunque tendenzialmente è qua molto sotto sterzo. Lopensky ha perso tantissimo, vediamo se potrà utilizzare l'ala mobile. Intanto là davanti scambio di posizioni tra Marco Gano e Flaminio. Lopensky può utilizzare sì l'ala mobile, però deve sbrigarsi ad avvicinarsi il prima possibile a Svinnix perché non riesce ad accodarsi. Addirittura neanche col DRS è riuscito a guadagnare qualcosa, attenzione. Magari anche più carico per il pilota, che comunque tutto sommato ci sta, ma quest'anno altro fattore sarà trovare un buon equilibrio aerodinamico senza sovraccaricare troppo l'ala, perché si rischia effettivamente di perdere tanto sui rettilini. Ed è vero che la batteria aiuta, però non così tanto. Dietro intanto ho visto un po' dei lunghi di Pier Joker che è arrischiato grossissimo di andare ovviamente a perdere il posteriore. E che ha dietro di sé Long, Matteo Profilo e Gallians, che è sempre a un 4, non riesce a accodarsi al gruppetto. Mancherebbero quei 3 decimi per utilizzare la mobile anche lui e poter diciamo anche gestire meglio la macchina. Però comunque tutto sommato sta facendo bene. Attenzione, bandiera gialla. Si è girato, capito chi? Ezio. Ezio in uscita dalla chiocciola, probabile. In uscita dalla chioccia probabile, anche perché Ezio lo abbiamo visto, non credo che mi ricordo se l'anno scorso ha fatto la Pro League, ma credo di no, avrebbe fatto la Prime, quindi diciamo che forse per lui una 100% rispetto alla 50 è un po' diverso, però vedremo. Attenzione Mauro dentro Marco. Mentre c'era un change di posizione, ci prova Mauro a prendere la posizione su Marco. Mauro e Marco. Qua non si fa in due, infatti alza il piede Marco Gano. Occhio perché Vespa ne può approfittare. Occhio a Vespa che va col DRS. Va all'attacco nei confronti di Marco Gano. No, invece rimane dietro. E dietro sta ovviamente osservando Overboost, che sta andando veramente, veramente bene. Che continua a tenere il passo. Mentre là davanti Luca Flaminio sembra aver provato ad allungare qualcosina. Dietro c'è un po' di parapiglia con Matteo Profilo e Long. A quanto pare Matteo è riuscito a passare Long. E dietro vedo che Svinnix sta veramente guadagnando i confronti di casa. Ma adesso a 1 secondo e 7 il pilota della Racing Bulls sta andando veramente forte. Sì, pian piano sta cercando di rientrare su Kaiser, che si trova attualmente a 4 secondi dai piloti di testa.
e vedremo poi il pilota vestito come Racing Bulls cosa potrà fare qualora riuscisse a recuperare Kaiser, se proverà a ricucire anche il gap sui primi, ma la vedo un po' difficile. Andiamo anche un po' in on board con lui, più che altro per vedere anche la sua guida, perché ovviamente un pilota nuovo, la guida sembra anche essere molto molto pulita. Sì, abbastanza anche scorrevole, quindi sì, molto scorrevole, molto lineare, quindi diciamo che può essere già una piccola scoperta, ecco, per i nostri campionati, quindi sarà interessante vedere, vediamo. Addirittura penso che sia anche molto scarico, guardate qua sul dritto, e là 1,5 ha guadagnato 2 decimi praticamente. Sì, magari anche a assetto un po' più scarico, che gli permette di recuperare di più sul dritto che nel guidato, ma guidato sembra gestirlo molto bene, penso potrà tornare su Kaiser in un paio di giri. Penso il prossimo, perché ovviamente adesso è 1,4, sta andando veramente forte, sta guadagnando mezzo, abbandonato adesso 3 decimi rispetto al giro precedente, e quindi attenzione che potrebbe essere una vera e propria sorpresa. Intanto là davanti ho visto una vettura, penso sia Overboost, con Vespa molto incollato, pilota Williams nel posteriore di Vespa, ma alla fine ha dovuto desistere. Il fatto è che qui si va tutti a trenino, tutti attaccati a tutti, e tutti che non vogliono attaccare, o meglio forse può attaccare soltanto il secondo, che in questo momento è Mauro, che è alle spalle di Luca Flaminio. Sì, diciamo che quest'anno il pilota di testa è quello che tende a soffrire un pochino di più rispetto agli altri, quindi tante volte è meglio accodarsi e far fare qualcun altro le fatiche, e eventualmente fare questi cambi di posizione giusto per provare a fare, in questo caso essendo pre-season, vedere cosa si può fare da soli, se no provare a fare la sosta e fregare insomma un po' il tuo avversario. Prova a scappare Kaiser Matt, si mette a 1,3, poi sul dritto invece guadagna molto, attenzione a Matteo Profilo e Pier Joker, tanto pare sembra essere usciti tutti e due indenni, sorpasso di Matteo Profilo dei confronti di Pier Joker, là davanti continuano ad essere un quintetto diciamo attaccati, e adesso vediamo ovviamente quando sarà la sosta, perché sono 56 giri, ne sono passati 10. Io non so se tu hai già girato, hai già delle informazioni per la sosta di questa pista, però non so, eh. Ma in teoria il ragionamento molto semplice è metà gara con qualcosina in meno, Simone, quindi in questo caso penso intorno al 28-29 possa essere la sosta. Si può anticipare quindi una finestra di pit stop dal 22esimo giro in poi, vedremo se qualcuno deciderà di anticipare qualcosa, perché come detto quest'anno l'hard è veramente una gomma, è la gomma di gara, ed è una gomma veramente dura nel vero senso della parola, che ti permette di coprire distanze molto molto lunghe senza avere un eccessivo decadimento sulla prestazione, avendo anche appunto questo nuovo step in questo capitolo dove l'usura non è così avanzata, ma in realtà è molto molto più avanti, si parla anche cioè più o meno di una percentuale del 20-15% in più. E beh, comunque sì, è una gomma da gara assolutamente, per cui si è visto ovviamente in alcune gare che sono state fatte che la gomma hard è veramente una gomma chidata, possiamo dire così, che non è praticamente facile bucarla o mandarla fuori temperatura. Però comunque beh, diciamo che sono due gomme, Simone, in questo momento. Che si potrebbero sempre utilizzare, un po' tornando agli Occhio. Albori di quando c'era tensione a Luca, prova una manovra un po' difficile ma la porta a termine. Sì, la mette davanti, Flaminio si rimette davanti perché Z Pro Mauro aveva preso la posizione e poi si è rimesso dietro, e intanto Svinnix è riuscito a guadagnare il secondo sotto a Kaisermat, quindi diciamo che adesso potrà utilizzare il DRS. E poi vediamo ovviamente se lo passa, se avrà pista libera, il ritmo di Spinix, se avrà il ritmo sufficiente per attaccarsi a questi 5 senatori, possiamo dire così, perché sono dei grandi senatori, da Flaminio ovviamente a Overboost, sono pilota che ovviamente corrono a tanti anni sul pit, perché hanno corso. Rappresenta,
rappresentanti della categoria Master e Pro League, ecco. Eh beh, sì, forse anche tutti e cinque, però vediamo. E intanto vediamo adesso sul dritto se si evolve qualcosa, se si cambia qualcosa. C'è un nuovo change. Sì, se c'è un nuovo change, c'è un cambiamento, oppure rimane di nuovo così con adesso Z Pro Mario, scusatemi. Non so perché ho detto questo, però... In amicizia, sì. Infatti, che poi... Attenzione! Comunque, no, non penso cambieranno le posizioni. No, Vespa, mamma mia! Ha rischiato e ha perso anche la posizione nei confronti di Overboost. Attenzione perché... questa è una lotta che però paga caro, paga molto caro, infatti fuori dal DRS tutte e due. E allora scappano Flamino, Mauro e Marco. Scappano via, vediamo se Vespa adesso ne avrà. Intanto 3 secondi per Mister X. Simone, per ritornare un po' al tuo nomignolo, anche perché come community di Formula Italia Team abbiamo anche un party aggregato, sì, che chiamiamo Fit Crew, dove parliamo e ci confrontiamo e proviamo insieme tra di noi. Quindi, cioè, non siamo solo un campionato, ma siamo anche una community, ci cerchiamo di aiutare a vicenda, e ovviamente oltre alle competizioni ci sono anche chiacchiere, anche divertimento su altri videogiochi, quindi non entrate solo per stare nei campionati, ma anche per far parte di una community. Assolutissimamente, qua l'importante è non solo la competizione ma anche il divertimento, perché se non c'è divertimento non c'è ovviamente, cioè non c'è gioco. Quindi diciamo che si deve pensare sempre a ridere, a scherzare e a divertirsi soprattutto, perché così almeno ti puoi avere tanta voglia di continuare a fare quello che ti piace. Quindi, tornando a noi, comunque vediamo che in questo momento Vespa è a pelo col DRS, non è riuscito a prenderlo, però vediamo adesso se riuscirà magari in questo tratto a riguadagnare qualcosina. Forse l'unica cosa che può fare è, però comunque forse non serve, perché adesso mi sembra che Marco abbia alzato forse leggermente il piede per evitare contatti. Dietro che sta succedendo, che vedo macchine che cambiano posizioni. Mamma santissima, qua dietro Lopensky, Pier Joker, Matteo Profilo e Long. Praticamente sì, in Pier 4. Joker li ha dati due, Matteo Profilo e Lopensky. Sì, assolutissimamente. Pier Joker è riuscito a mettersi davanti in ottava posizione. Diciamo che si stanno un po' divertendo. Quello che forse ha perso è Gallians, che purtroppo è sprofondato giù. E allora quindi diciamo che c'è il quartetto di testa e il quartetto di coda, che comunque tutto sommato si sta divertendo in questi sorpassi, contro sorpassi. Ma è questo, diciamo, il campionato, nei nostri campionati che vogliamo vedere, sempre anche nella maniera più corretta possibile. Loro comunque sono ovviamente molto bravi a continuare a correre, a sorpassarsi senza toccarsi, senza avere una sbavatura, un qualcosa. Continuano ovviamente a fare il loro ritmo. Comunque, vedendo comunque che Long comunque c'è ancora questa gomma hard, forse adesso potrebbe avere lui il ritmo rispetto agli altri. Sì, più o meno potrebbe essere adesso il change, dove la gomma bianca ha qualcosa in più rispetto alla gomma media. Poi ovviamente vedremo cosa potrà fare il pilota che quest'oggi veste Aston Martin. Certo che bisogna comunque dare buona nota anche a Davide Vespa, che è riuscito a rientrare subito sfruttando un po' di ibrido, è riuscito a rimettersi sotto il secondo. Purtroppo aveva sbagliato leggermente la staccata, aveva rischiato di entrare nella fiancata di Marco Ganu, ma per fortuna è riuscito a evitare il danno, a non compromettere la sua e la gara di Marco, e poi a riportarsi subito sotto il secondo, usare il DRS e ricontinuare il suo percorso di crescita. Diciamo che Vespa è riuscito quest'anno, si vede che comunque c'è un ottimo ritmo rispetto all'anno scorso, che è molto strano, perché l'anno scorso il gioco era molto più, c'era molto più grip rispetto a quest'anno ed era molto più guidabile. Invece quest'anno, cioè, lui non si trovava, e quest'anno invece lui sembra essersi trovato in uno stato di grazia, se possiamo dirlo così, perché è veramente molto molto arrembante ed è anche un pilota anche molto costante. Quindi sarà veramente interessante, forse sicuramente lo rivedremo nella categoria regina, perché ovviamente c'ha un ottimo passo, un'ottima tenuta. Poi magari
là davanti non staranno neanche spingendo e lui magari sta spingendo come un forsennato per tenere il ritmo, ma non credo, considerando la batteria ibrida che continua a contenere. Mentre dietro, attenzione perché Overboost ha fatto un errore e ne ha un secondo e sette. Vorrei che ha fatto un errore il pilota Williams. Sì, piccola sbavatura nel settore centrale che gli è costato purtroppo il DRS. Sì. Adesso bisogna vedere che cosa potrà fare il pilota in questo momento che veste Williams, se riuscirà a rientrare o a quel punto dovrà essere più soggetto al ritorno di Binnix che passa su Kaiser. Binnix si mette davanti finalmente dopo tre giri dietro a Kaiser, matto, occhio qui alla trazione. Adesso vediamo se ne avrà di almeno di riprendere Overboost, vediamo se Kaisermatt si farà trainare. Mentre là davanti vedo ancora movimento dietro con Matteo Profilo e Pierre Joker, qua si stanno veramente divertendo a forti sorpassi, contro sorpassi lungo Matteo Profilo, Lopez che attenzione con la sua vettura, la Ferrari, la mitica Ferrari che Lopez che, diciamo, ha sempre indossato in questi anni sul pit dal 2018, poi 2020, 2022 e 2023 l'ha sempre indossata, quindi vedere adesso la Ferrari davanti è un qualcosa di strano per lui forse nella sua mente, speriamo di no. Sì, in tanti anni Lorenzo ha sempre preferito la fedeltà, insomma, sì. E quindi per lui vedremo quest'anno se ci sarà ancora l'occasione di vestire i colori rossi o se dovrà accontentarsi di... Dobbiamo iniziare un nuovo capitolo con una nuova vettura. Offrite di un contratto da pilota vero della Ferrari in Formula 1. Avremo sicuramente un vero campione. Comunque vabbè, adesso non voglio sminuire, però comunque sì. Lopensky negli anni ha sempre visto, ha sempre corso con la Ferrari, più in particolare con la Ferrari, mentre gli anni passati. Due anni ha fatto nella Renault. Fece nel 2019 in Sport e nel 2016 quando ha portato in Prime League. Poi gli anni era andato con la Toro Rosso, non mi ricordo come si chiamava la macchina, nel 2021. E... Nel 2021 dovrebbe essere ancora, forse Alfa Tauri. Alfa Tauri, sì, Alfa Tauri, sì, scusatemi. Alfa Tauri, poi fece nel 2017 sempre Ferrari, credo, sì. Nel 2018 Ferrari, 19 Red Bull, 20 fece la Ferrari in Prime, 21 con l'Alfa Tauri, 22 con la Ferrari di nuovo e 23 con nuovo la Ferrari. Quindi diciamo che per 5 anni di fila, forse magari quest'anno sarà il sesto con la Ferrari. Se sarà così, ovviamente gli auguriamo una grande stagione, ma così anche per tutti quanti gli altri piloti. Sì, come abbiamo già detto, saranno interessanti le 100. Io purtroppo sono mai uno che schiva la 50 perché non la, detto senza mezzi termini, non la sopporto più, mi voglio godere le gare piene e non avere tutta quella frenesia, o per meglio dire ritardarla un po' questa frenesia. Diciamo che ci aveva accennato una certa persona qualche anno fa che quando provi la 100 te ne innamori, e diciamo che allora aveva ragione. Perché queste frasi mi suonano familiari con non diciamo, in questo momento. Non diciamo il nome, ma chissà sa, quindi diciamo che è questo. Quando questo momento veste Ast, non aggiungiamo altro, non è Shumi Legend. No, è un altro, però comunque tendenzialmente aveva ragione. Attenzione a Matteo Profilo. Attenzione a Matteo Profilo che va all'attacco di Pierre Joker, lo passa tranquillamente. Vediamo se ci saranno nuovi scambi di posizioni. Pierre Joker la perde! E poi alla fine vediamo se Lopez ne approfitta. No, ridiventa solida allora la Sauber di Pierre Joker, ma perde decisamente terreno nei confronti di Matteo Profilo. Non avrà l'ala mobile, mentre Lopez e Long ce l'hanno. Però Lopez non va all'attacco, rimane dietro. E quindi adesso è tutto da ricostruire per Pierre Joker e a cercare di riprendere almeno Matteo Profilo. Mentre intanto là davanti vediamo, attenzione, aspettate un attimo di andare davanti perché c'è Lopez molto minaccioso. No, continua a rimanere dietro. Allora ci spostiamo subito davanti perché là davanti è cambiato qualcosa. No, vedo sempre le solite posizioni. Vedo comunque un Overboost che non riesce comunque a ricongiungersi al gruppetto di testa. E Sbinix che invece si sta portando appresso Kaisermatt, ma non riesce ad agguantare Overboost.
e quindi sarà molto difficile. Anzi, Kaisermatt rimane veramente incollato, così come rimane incollato, guardate, Marco Ganu, quanto è incollato nei confronti di Zeta Pro Mauro. E adesso vediamo se andrà all'attacco. Vediamo, perché sono molto vicini. Attenzione, DRS per tutte e due. Marco si sposta anche Mauro. Va all'attacco. E vediamo se lo passa agevolmente. Sì, sta arrivando anche Vespa, ma deve fare da spettatore e alzare il piede. E quindi deve ricongiungersi, deve riaspettare un'altra occasione il pilota dell'Aston Martin se vuole rimettersi davanti. Siamo al 17° giro. Adesso inizierà il 18, 17 giri con questa gomma, ancora nessuno si ferma. Io ripeto, sono ignorante in questo momento su questa pista, non so di preciso la sosta, ma dovrebbe essere intorno al 25-26 forse. Sì, diciamo che la finestra di pit è già abbastanza aperta. Long, infatti prima sosta Lopeschi. Per Lopeschi si ferma il primo. Vedremo adesso qualcuno di quelli davanti, ma penso davanti andranno almeno fino al 22-23 e poi decideranno di fermarsi. Doppia sosta per Lopeschi, gialla un'altra volta, quindi va sulla doppia sosta Lorenzo Tamorri, quindi vediamo, magari non si fida oppure non aveva più gomme, quindi ha detto facciamo due soste e vediamo come si comporta, ma anche perché le pre-season, diciamo, sono anche gare per studiare ovviamente le piste, non soltanto per decidere ovviamente le categorie, ma anche per fare anche dei test su varie soste, quindi probabilmente ha scelto così. E adesso con la sì, come ho provato anch'io ad Abu Dhabi, purtroppo è finita molto male perché ho avuto delle problematiche. Ci sta a utilizzare le pre-season in questa maniera, fa anche questo parte del gioco. L'importante, come abbiamo detto, è sempre comunque cercare di fare tutto la maniera più pulita e corretta possibile per permettere allo staff di stilare in maniera corretta i campionati e per farci appunto... Attenzione Luca, leggero attraverso. Stavamo inquadrando, stava veramente perdendo il posteriore. E Mauro intanto ha preso un po' di margine, quei pochi millesimi. Però è vero che comunque c'hanno ancora il DRS. Attenzione ancora a Pier Joker e Matteo Profilo che se ne stanno suonando di santa ragione da un paio di giri. Adesso attenzione! Ezio che era doppiato. Ezio per far passare. Sì, era per far passare. In maniera un po' pericolosa. Sì, un po' abbastanza pericolosa. Occhio, box intanto là dietro per Pier Joker, Matteo Profilo che si fermano. Vediamo sì. Le scelte dei due. Sembra gomma gialla per Matteo Profilo di nuovo. Proprio gialla. Gialla, si ferma anche Gallians, dovrebbe avere anche tempo sufficiente. Vediamo Pier Joker sembra aver messo la gialla anche lui, sì. Arriva Lopeschi passa adesso con gomma calda, può anche spingere e allungare un pelo di più rispetto a questi due. Però vediamo se Pier Joker rimarrà incollato ai tubi di scarico della Red Bull di Lopeschi, o se Lopeschi riuscirà a strapparsi di dosso questi due e prendersi un po' di vantaggio. Per il momento rimane ancora lì. Luca sta iniziando a faticare leggermente col posteriore, ma vedo un po' tutti iniziano a decadere, perché prima Sbinitz era andato sotto i 3 secondi, ma adesso è tornato sulla data bandiera gialla, terzo settore, no, passaggio di Ezio. Ok. Adesso Fleming comunque riesce a tenere la macchina in fine, riesce a frenarla molto meglio, forse magari per il bilanciamento frenante, che magari può essere anche quello, attenzione, perché molto spesso si perde la macchina col bilanciamento. Attenzione a Overboost, col bilanciamento molto basso, Overboost si ferma e potrebbe essere una scelta giusta. Lui poteva assolutamente decidere di anticipare la sosta per tentare di tornare sotto i piloti davanti. Attenzione Long che la sta quasi per perdere, stile Sainz, la salva. Parte forse con un po' di ritardo. Sì, gomma gialla. Ma non penso che la doppia sosta abbia senso qua, piuttosto non ha senso media, avrebbe più senso media rossa, quindi non vediamo. Lo so, vedremo un po' dove li porterà. Sicuramente l'ultimo compound è rosso. Tanto Lopeschi 35,5. Ti dico anche subito in questo momento quanto ipoteticamente ha guadagnato questo giro nei confronti dei piloti di testa che girano 36,8. Un secondo e tre ha guadagnato Lopeschi, pilota più veloce là davanti.
Bandiera gialla, sempre Ezio. Sempre Ezio, sì, sì, sì. Adesso avrà un bel trenino di piloti. Beh, purtroppo è così, d'altronde è doppiato, è difficile ovviamente tenere le vetture dietro, bisogna spostarsi. Intanto vediamo ancora i primi quattro che continuano ad andare, ritmo veramente incredibile, vediamo se si fermano oppure continueranno. Se continuano, infatti lo fanno quasi tutti, sì. Vespa mette la freccia, no, continua pure lui, quindi diciamo che forse loro se lo possono permettere di provare a tirare la gomma fino alla fine per poi mettere l'hard e arrivare fino in fondo. Questo solo anche sì, perché diciamo il pilota che era dietro di loro era Overboost, si è fermato Kaiser, ma intanto porca miseria, galpeo. In questo momento vediamo quanto. In questo momento sta guadagnando Overboost, si trova già sotto i 26 secondi e mezzo. Gialla anche per lui. Attenzione, bandiera gialla Lopensky! Si è girato Lopensky! Si è girato Lopensky! L'ha persa al tornantino! E hanno passato gli altri due. Esce Kaiser Matala davanti con Matteo Profilo che adesso va all'attacco nei confronti di Pier Joker, lo va a passare molto facilmente e si mette davanti. Occhio, vediamo l'incrocio di traiettoria, non ne ha proprio per passare qui Pier Joker, deve aspettare il prossimo rettilineo o un'altra parte per riuscire a mettersi davanti. Ma errore grave di Lopez, che così facendo ha perso terreno e ha un po' anche bruciato le gomme. Sì, tanto che dovrà comunque fare un'altra sosta, quindi non ha fatto uno spiattellamento grosso, dovrà solo stare attento un attimo a non aver troppo rinalzato le temperature. Intanto Kaiser è l'unico che ha montato gomma bianca, quindi penso che per lui sia gara a fondo. Adesso vediamo Overboost già sotto il zona DRS di Long, che è ancora su gomma hard, quindi lui dovrà tirare ancora molto questo stint. Vediamo là davanti cosa decideranno di fare. In questo momento Overboost sicuramente è candidato a prendere la prima posizione. Bisogna vedere dopo se dovrà montare una gomma più soffice, riuscirà a rientrare, quindi quando sarà l'ipotetico guadagno fra la prima sosta sua e la prima sosta degli altri. Il problema è che Overboost si dovrà rifermare, quindi e penso per gomma rossa non ha senso una gomma bianca per pochi giri. Forse, probabilmente sì. Intanto attenzione, eccolo che risponde Overboost, che ha passato Long, ovviamente con gomma gialla di 19 giri più forte rispetto all'hard di Long, quindi lo passa e si mette adesso all'inseguimento di Sbinnix. Ha praticamente 14 secondi che lo separano, più 8, anzi fate quasi 24 e 5 in questo momento si trova dal pilota di testa. Ok, è un bel po' di ritmo, il problema è che però lui si dovrà rifermare, invece gli altri stanno continuando perché vogliono avere la hard più fresca possibile. Quello che forse, sottolineo forse, potrebbe essere ancora favorito è Kaisermat, perché secondo me, essendo che ha messo la hard, se loro continueranno a tirare questa gomma per tre giri, Kaisermat ricucirà un po' il distacco di questi tre. Però poi è vero che ci avrà la gomma di 4-5 giri rispetto agli altri, però comunque sarà incollato no a loro. Sì, diciamo, come abbiamo detto, la gomma hard è abbastanza durevole, quindi può cercare di chiudere il gap che aveva, mi sembra di 3 secondi e 6, Fleming, se non sbaglio. Fleming dentro all'interno con Mauro che riesce a rimanere ancora all'esterno, side by side tra i due, e alla fine passa Luca Flaminio e si mette davanti a Z Pro Mauro, e adesso va, vediamo lui il suo ritmo, over 35-1 ovviamente con gomma nuova. Ok, vediamo che però Mauro comunque non ne ha proprio voglia di far scappare Luca, anzi tendenzialmente vorrebbe provare a rimettersi davanti, vediamo. Oppure mi sa che forse Fleming si è messo davanti proprio per dire ok, adesso mi voglio fermare prima io di tutti, chissà, perché siamo al 23esimo, sarà interessante, vediamo. Urca, mamma mia, l'aveva quasi persa Fleming qui. Vediamo Mauro Perazzo che è molto vicino e se andrà a riattaccare Luca Flaminio, molto molto vicino. È Franco Bollate cicatrizzato al posteriore di Luca Flaminio,
Adesso vediamo il DRS. Dietro invece sono un po' staccati. Mamma mia, un'unica vettura. Attenzione, adesso si fa subito sotto Z Pro Mauro. Rimette davanti la sua Williams e dice a Fleming: stai calmo, davanti ci voglio essere io. Voglio io dettare il ritmo, la legge in questa gara. Vediamo un attimo se si fermano. E infatti si ferma Z Pro Mauro. Si ferma, Fleming continua, occhio perché si sono fermati Vespa e Mauro. Sì, Overboost dovrebbe essere, penso, ancora in linea per prendere le loro posizioni. Allora, però non sarà davanti di troppo. Tutti e due hard, sia Vespa che Mauro hard. Vediamo se arriva Kaisermat. Non credo, no, Kaisermat purtroppo è molto 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 indietro. Non è riuscito ad agguantare. Ma chi ha agguantato praticamente sono Matteo Profilo e Pier Joker, che hanno ripreso Kaisermat. Attenzione, bandiera gialla. Si è girato Sbinnix. No, qua non si fa. No, Sbinnix è ancora in pista. O si è girato? No, mi sembrava dalla mappa che si l'avesse leggermente persa. Perché era molto si è fermato. Si era fermato. Perché adesso è uscito dai box con gomma hard. E si è ritrovato davanti Pier Joker e Matteo Profilo in bagarre. E quindi diciamo che ha rischiato più che altro di perderla. E quindi niente. Purtroppo il distacco tra Kaisermat non ha funzionato, diciamo, anticipare la sosta. Però comunque sta facendo la sua gara, il suo ritmo. Forse quello che ha perso tanto è Vespa. Eh sì, perché adesso è staccato di 1,9 secondi nei confronti di Mauro, considerando che si sono fermati nello stesso giro. Box sì, primi. Diciamo che hanno perso abbastanza. Poi comunque Kaiser non può guadagnare, cioè almeno inizialmente non può guadagnare chissà che cosa questa gomarda. È vero che li porta fino in fondo, ma col fattore temperatura non è facile da scaldare e mandare subito in temperatura, ma quando ci riesci la gomma da prestazione, da qualità, e ti permette ovviamente di andare. Vediamo se cambio di posizione ai box. No, Luca sempre davanti a Marco. Cambio della gomma neanche. Escono adesso dai box Fleming e Marco Gano. Fleming che si è ritrovato long in un punto pericolosissimo, forse. No, è Vespa, scusatemi. È Vespa che è riuscito comunque a rimanere incollata a Fleming, ma che comunque hanno perso un fottio nei confronti di Mauro e di Over. Over si dovrà rifermare, ma Mauro comunque ha dato 2,5 secondi. Sì, diciamo che Mauro è riuscito a mandare subito in temperatura la gomma e a sfruttarla, e si sta cercando già subito di riagganciare ad Overboost, che ha questa gomma di 5 giri, quindi Mauro non è che avrà necessità di andare a spingere forte per prendere la posizione sul pilota compagno di squadra in questo momento. Dovrà semplicemente aspettare e andare. Vediamo allora se Fleming riuscirà a ricucire il distacco nei confronti di Zeta Pro Mauro, che adesso in questo momento avrà il DRS addirittura, perché ovviamente si sta avvicinando a Over. E vediamo adesso se con la gomma un po' più fresca di un giro, che comunque secondo me non è tanta differenza, attenzione. Però comunque vediamo se però vediamo se riuscirà magari a ricongiungersi, perché comunque il ritmo gara è buono. Attenzione, 2-2, era un 2-4 prima. Sbinnix intanto va all'attacco di Pier Joker, lo passa. Sembra però non voler mollare la presa Pier Joker e Matteo Profilo, che in tutto questo tempo sia uno che l'altro ci hanno fatto un po' vedere un po' troppo i cambi di posizione là dietro, e che continuano a scambiarsi di posizione. Come per Joker, che adesso prova una cosa bella, bellissima mossa da parte di Pier Joker. Si è allargato all'esterno per poi chiudere l'interno e uscire più forte, fare un incrocio di territorio su Vinix, e si è messo davanti. Bella mossa da parte del pilota Sauber, e quindi si riprende la settima posizione. Con però ricordiamo che sia Matteo e Pier Joker si dovranno fermare, quindi Vinix deve cercare di sbrigarsi. Intanto ancora bandiera gialla che lampeggiano, penso che sia ancora Ezio che ha fatto passare.
Sì, esatto. Va davanti intanto Fleming, continua a rimanere a 2-2, sta cercando di cucire il distacco sulla Williams di Mauro, che continua a non avere il DRS. Adesso due secondi, ha guadagnato due decimi in questa curva Flaminio nei confronti di Mauro. Forse la cosa più, diciamo, più ingegnosa da fare è fare il tiro col DRS, magari col DRS ti avvicini un po' di più. Occhio Vespa, lo stavo per dire, usare il DRS di Vespa, farlo passare, poi col DRS Vespa si riavvicina, un tiro a molla, però purtroppo forse è meglio rimanere dietro e farsi trainare, anche perché Vespa stava rischiando di andare fuori il secondo di Flaminio. Fortunatamente è rimasto incollato al posteriore della Haas. E adesso 1.8. Flamin c'ha un bel ritmo e sembra voler intenzionato a ricucire il distacco da Z Pro Mauro e a riprovare a lottarsi per questa vittoria in questa pista. Sì, ricordiamo, Luca si è fermato un giro dopo, quindi leggermente più fresca di un giro. Vedremo se il ritmo potrà essere migliore verso il finale, ma essendo una differenza così minima, comunque Luca avrà il suo bel da fare se vorrà ritornare su Mauro, che in questo momento sta andando pian piano a riprendere il suo compagno di squadra per questa gara e eventualmente provare a lottare per la vittoria, anche se bisogna fare comunque i complimenti a Mauro, perché ha messo subito in temperatura la gomma bianca ed è riuscito immediatamente a fare ritmo e a scappar via da Davide, che aveva tentato l'undercut che non gli ha per niente, tra virgolette, fatto superare il pilota Williams. A proposito di compagni, se dico una cosa, mi si spengono le speranze di una cosa nei confronti di Luca Flaminio. Non dico altro, tu sai già tutto, quindi diciamo che purtroppo ormai ne abbiamo talmente ne abbiamo parlato che ormai ti dico Fidersen e chi si è visto si è visto. Purtroppo un sogno che purtroppo non si avvererà, però vabbè, pazienza, si aspetta, si spera, se non succederà è stato bello sognare. Comunque, tornando a noi, Flemming è riuscito a ricucire un attimo, poi è ritornato sopra Mauro, probabilmente anche per il DRS, perché è riuscito a prendere nei confronti di Over. Adesso 1.9, ecco, forse è quello che non aiuta Flaminio, nel senso che col DRS Mauro riesce comunque a tenerselo distante Flaminio, poi però nel tratto guidato sembra che Flaminio guadagna qualcosa, rosicchia qualcosa e si sta portando a spasso Marco e Vespa con il DRS, quindi ottima la prestazione di Luca Flaminio. Sì, come ho detto, bisognerà vedere nel finale se possono cambiare le cose o semplicemente rimarrà questo distacco e sarà stata la mossa di Mauro, con anche l'accensione subito immediata della gomma, per ovviamente fare la differenza. Bandiere gialle ancora che si accendono e si spengono, dovrebbe essere ancora Ezio che comunque sta facendo strada. Sì, purtroppo, esatto. Purtroppo non è facile per lui. Forse anche la prima avventura al 100% dopo aver fatto un po' di 50 all'inizio non è abbastanza facile, però vedremo. Purtroppo il cambio da 100, da 50 a 100 è sempre traumatico. Intanto Mauro si avvicina subito ad Overbus, vediamo se tenta di andare all'esterno per tentare di fare il sorpasso, decide di accodarsi. Qua lo rallenta tantissimo perché nel tratto guidato, infatti guardate qua adesso 1.9, adesso arriva Flaminio, Mauro deve utilizzare ancora questo giro per il DRS, poi a pista libera se ne può andare, però deve fare il prima possibile, anche perché ormai la gomma media non ne ha più. Sì. Scusate. Salute. Inconveniente. Qualcuno parla male di me. Bravo. Comunque, vediamo adesso cosa succede. Flaminio si sta avvicinando ancora di più, 1.8, 1.7. Di solito qua è il punto in cui guadagnava, però comunque Mauro sta dietro, proprio per utilizzare l'ala mobile più tardi e per sgattaiolare via, scappare via a pista libera e provare a fare il ritmo lui con la gomma hard.
di un giro di differenza rispetto a Flaminio, il giro in più rispetto a Flaminio. Eccolo che va col DRS, va a passare Overboost, e Overboost però non ci sta, attenzione, anzi no, alza il piede e lo lascia passare. Non ha guadagnato tantissimo, anzi ha perso. Ha perso, perché, sì, attenzione, perché comunque è dovuto uscire lento per evitare di tamponare il pilota compagno di squadra che era abbastanza lento ed ha una gomma media di 10 giri che sta iniziando non a presentare il conto, ma iniziando un po' a decadere. Infatti penso che un paio di giri e potrà togliersi il compagno di squadra dal DRS, però vedremo insomma quello che poi sarà lo sviluppo a fine gara. Però comunque a Flaminio adesso gli mancano 2 decimi, non più 8, quindi c'è una ancora possibilità per almeno agganciare il DRS di Over, poi per il resto verrà da sé, perché Over comunque deve cercare di rimanere incollato ai tubi di scarico di Mauro. Non è difficile per il momento, però Flaminio invece deve spingere per almeno rosicchiare quel decimino che gli manca. Guarda lì, 1 e 0, adesso 1 e 34, manca veramente poco a Luca Flaminio di avvicinarsi. Andiamo a inquadrare l'as di Luca Flaminio, vediamo adesso qua il fumo che dà un po' di fastidio probabilmente ai piloti. Andiamo anche in on board con l'as di Flamin, ersa abbastanza pieno, vediamo se avrà l'opportunità di utilizzare la mobile. No, non ce l'ha. Non ce l'ha, attenzione, vediamo se c'è Vespa che va all'attacco. No, però Flaminio è lì. Flaminio è lì, li ha presi. Adesso è a 9 decimi, può utilizzare adesso l'ala mobile in questo tratto. E quindi il trenino si ripete con purtroppo Overboost che dovrà fermarsi per un'altra sosta. Probabilmente mettere la rossa nel finale e dare e fare hammer time e fare cercando giri veloci. Non sbagliare ovviamente, esatto, perché è un attimo che il muro è vicino e di tutta la gara. Adesso Flaminio ha l'opportunità di utilizzare l'ala mobile, quindi deve rimanere incollato a Over e deve sperare ovviamente che Over non vada ovviamente a surriscaldare troppo la gomma e a perdere il DRS di Mauro, perché se poi lo perde e poi Flaminio deve cercare di passare e di riprendere Mauro. Sì, diciamo che in questo momento può fare il compagno di squadra effettivo, cercare di impedire a Luca di passare, ma penso Luca già la chiocciola potrà uscire meglio possibile e andare subito all'interno del pilota Williams. E occhio perché quella curva lì è veramente pericolosa, basta un nulla di gas in più e la macchina ti può partire. Vediamo adesso se Flaminio ne ha di più rispetto a Over, sembra averne molto di più, sì, se ne ha di più. Vediamo cosa succede sul dritto. Over DRS, Flaminio DRS. Flamin rimane dietro e aspetta ancora. Aspetta ancora, Vespa ancora, Marco dietro ancora. Tutti accodati, tutti come prima. Occhio, errore di Over. Flamin ha provato un incrocio. Adesso sta un po' soffrendo forse la gomma di Over. DRS per Flaminio, DRS per tutti. Vediamo se Over tenta di difendersi. Sembra di sì. Infatti sul dritto non riesce a Flaminio a passare, ma adesso bisognerà vedere che cosa succederà in questo tratto, se Over comunque continuerà a rimanere incollato oppure lascerà strada a Flaminio, che sembra avere un pelo di più rispetto a lui. Sì, in questo momento per Over purtroppo non c'è da dover far tanto, bisogna solo cercare di fare tutto quello che si può, cercare di effettivamente non perdere troppo e cercare di rientrare dopo con gomma più fresca, che in questo momento penso sia proprio una rossa, perché non c'è altro che può montare, una gomma bianca sarebbe inutile. Sì, anche perché diciamo non ha senso, se non tirerà questi giri. Allora ne ha fatti 12, ne deve fare ancora forse altre 10 e poi arriveremo al 42, 14 giri, io penso che poi la rossa li possa fare, quindi
Vediamo, vediamo se la strategia è questa. Attenzione a Flaminio che si muove un po'. Occhio però a Overboost che si fa vedere anche Vespa. Si aprono un pochino per, diciamo... Oh, attenzione, ho visto un flap volare! Ho visto un flap volare! Non vorrei che sia quello di Vespa, infatti è proprio lui. Manca l'endplate destro. Eh sì. E allora Marco Gano ne approfitta, si butta dentro. Peccato. Peccato per Vespa, incredibile. Non so come, ma secondo me ha tamponato Flaminio in frenata. Sì, piccolo errore che già visto in precedenza, era arrivato lungo anche in un'altra occasione e purtroppo stavolta c'è stato il danno che compromette la sua gara e che lo costringerà o a fermarsi o a dover provare a tenere finché è possibile. Ma con quel danno secondo me soprattutto in queste curve farà molta fatica. Vediamo se però comunque la sa guidare, vediamo. Un board anche con lui per vedere un po' l'andamento di Vespa con l'ala danneggiata. Soffrirà un po' di sottosterzo, questo è sicuro. Vedete qua come va verso l'esterno. Non riesce a chiudere bene la curva ed è a 9 decimi nei confronti di Marco Gano, che ha ancora comunque l'utilizzo del DRS, infatti spara un po' di ERS proprio per stare il più incollato possibile. Si sposta anche dalla scia. Vediamo un po'. Rimane incollato comunque. Vediamo se si ferma, eh. Qua comunque il segreto probabilmente dell'ala anteriore, cioè dell'ala un po' spaccata, è quello di anticipare un po' la frenata, di inserirla inserirla un po' più prima proprio per fare la curva. Però comunque vedo che riesce a fare le curve, riesce a stare incollato, perché fin quando riesce a rimanere incollato è tutto a posto, però se poi non riesce è un po' un problema. Purtroppo se si dovesse staccare, per lui la gara ovviamente sarà definitivamente compromessa. Ovviamente soffrirà quello che c'è da soffrire, però magari alla lunga con l'ottimo grip di questa gomma si potrà arrivare a finire la gara magari comunque nella posizione attuale senza andare a perdere troppo su chi lo insegue. Occhio a Over che adesso sta un po' rischiando di perdere il DRS da Mauro, perché sembra aver un po' allungato leggermente, ma il DRS ce l'ha ancora. E soprattutto la pressione di Flamini, perché Flamini è molto molto vicino, molto incollato, molto francobollato. E vediamo un po' se ne approfitta. Vediamo DRS, adesso Flamini prende tutta la scia. Però entrambi hanno DRS, Flamini però si sposta all'interno. Over non vuole mollare, non vuole cedere, rimane davanti. Rimane davanti Marco, frenata forte da parte di Marco Ganu, che ha dovuto rischiare di prendere il posteriore di Flaminio in frenata. Fortunatamente non è successo niente. E allora niente, Over rimane ancora davanti con Flaminio che non riesce a passare. E comunque Vespa comunque sta andando veramente alla grande, perché ancora incollato a questo gruppetto col DRS, con l'ala leggermente danneggiata. E che continua Flaminio a pressare Over, continua a provare un punto impossibile. Un punto impossibile lui, Luca Flaminio. Vediamo adesso cosa succede. Vediamo quello che accade qui in uscita. Vediamo ancora Flaminio che sta andando veramente in pressione su Over. Non si tuffa, tira forte la staccata Over. Occhio che prova l'incrocio a uscire forte Flaminio. Ora le gomme sono andate e se ne sta andando anche Mauro, che ha preso adesso 7 decimi. Flaminio sta pressando. Marco e Vespa stanno facendo da spettatori di dietro. Stanno capendo che cosa sta succedendo, cosa devono fare, cosa bisogna fare in questi casi. Sì, ormai è arrivato il decadimento della gomma media, che costringerà Overboost ancora un paio di giri. E poi non so se effettivamente 16-15 giri di rossa regga, perché comunque la media ne ha fatti 22-23, comunque un rialzamento iniziale. Però magari in macchina più scarica, non lo so, vedremo che potrà fare il pilota Williams. Eccolo Fleming che si risposta subito, ancora prima di aprire il DRS. Lo apre leggermente più tardi Over, ma nulla da fare, nulla da fare, non riesce a passare. Mentre dietro si è andato a sorpasso
Penso Lopez. Si è girato per Joker. Per Joker, si è girato per Joker. Infatti ho visto che c'era una bandiera gialla e poi ha perso la posizione, quindi mi sono anche detto un po' strano. Occhio a Marco Ganu, che sta anche lui rischiando anche di perdere il DRS, rimane a 8 decimi. E con Vespa che comunque continua a rimanere francobollato. Ecco, forse la cosa positiva di Vespa è che con l'ala così danneggiata sul dritto è leggermente più veloce rispetto a tutti gli altri, soprattutto poi con scia DRS, quindi... Sì, diciamo che sta cercando di compensare la mancanza che gli dà l'aerodinamica in appoggio con quel danno e cercando eventualmente di non perdere troppo tempo. E comunque la testa è lì, le sue possibilità può avercele per cercare di far podio, comunque concretizzare quello che in questo momento può essere una buona soddisfazione per lui, essendo che è stato in un gruppo importante. Intanto prima sosta per chi va per la doppia, Lopez che monta gomma bianca. Non capisco la scelta. Neanche io, cioè 20 giri dovrebbe fare, cioè ci sta, però a quel punto penso aveva più senso cercare di allungare questo stint per montare rossa, perché poi tutto sommato Overboost non perde tantissimo. Anche se per questo che in questo momento sarà preda facile per Luca. Da me non borda anche con Flamino per vedere, anche se magari... ma Over veramente è una freccia sul dito, guardate quanta velocità ha. Poi Flamin non sta neanche tirando batteria, non sta facendo niente, sta continuando a risparmiare. Proprio per aspettare magari un momento giusto, un momento di un errore da parte di Over in uscita di una curva, tipo qui. Però ancora rimane incollato, rimangono tutti e cinque incollati, però ricordiamo, ecco, forse magari Flamin sta aspettando che Over si fermi ai box e quindi non vuole andarlo ad attaccare, perché vede che comunque tiene il passo di Mauro, a prescindere dalla gomma. E sapendo che magari lui si dovrà fermare, dice stiamo qui tranquilli e aspettiamo. Si ferma invece Matteo Profilo con la Ferrari. Andiamo a vedere la scelta di Profilo. Anche lui hard? Non lo vedo le bande perché sono verso l'interno. Gomma hard anche per Profilo, sì. Strana comunque la scelta, perché comunque potevano fare ancora altri 4-5 giri, poi mettere la rossa. Io non so cosa sarebbe, cioè cosa propone il gioco come soluzione, però è anche vero che purtroppo sono prove queste, quindi bisogna anche provare. Sì, magari sì, va, sì. Magari non va, l'importante è comunque aver fatto il massimo possibile. Over ancora molto poca trazione rispetto alla hard di Flaminio e di Mauro in questa uscita della chiocciola. Flamin continua a spostarsi all'interno adesso, forse magari forte, no, niente, porca miseria, dove sta andando Over, mamma mia, ha dovuto anche usare, cioè ha voluto provare magari a passare Mauro perché Flamino stava arrivando, ma probabilmente, vedete, Over fa questa mossa qui proprio per utilizzare il DRS e tenere Mauro davanti. È una scelta abbastanza, forse possiamo dire, alla Sainz Singapore 2022 o 2023. Ma un pochino simile, però in questo momento Overboost deve cercare di rimanere lì e poi sperare di poter recuperare più o meno 28 secondi, se non sbaglio la sosta, 28-26 secondi. Però o la gomma rossa ti guadagna 3 giro, cosa che non può fare per tutto l'arco dello stint, oppure quelli davanti avranno un drop che comunque il drop della rossa potrà, tra virgolette, ancora attaccare. Mamma eccolo. Mia! Mamma, e adesso è fuori! È fuori, adesso o mai più per Luca. E può anche essere la volta di Marco Gano, anche perché è molto vicino. Forse potrebbe essere scavalcato da due. Vediamo adesso sul dritto Flaminio. Si sposta Overboost. Si è spostato, non gli ha lasciato neanche la scia. Pensate che roba. Si è spostato Flaminio. Marco! Tutte e due! Occhio alla frenata! E passano! Passano sia Marco Gano e Flaminio. Vespa purtroppo rimane dietro. Vediamo se Over mette la freccia oppure continua Over. Vediamo adesso sul dritto anche Vespa.
Anche Vespa, anche Vespa, oi! Dove va? Mamma mia, all'esterno Vespa con l'arma! Mamma mia, all'esterno! E poi alla fine Over resiste, ma perde terreno, perde tempo qui Vespa, deve passarlo sul dritto. Ecca miseria! Mamma mia, adesso la gomma sta iniziando a cedere, la gomma sta iniziando a cedere e adesso Vespa deve cercare di approfittare. Sta arrivando troppo veloce sul dritto Vespa, è troppo veloce, è troppo sparato con l'ala leggermente danneggiata. Vediamo adesso qui, mentre intanto Matteo Profilo prende 3 secondi dopo Mister X, arriva anche lui. Attenzione perché Over sta rischiando anche di perdere il DRS. Vespa deve sperare che non sia tanto staccato Over dal DRS, cioè deve stare così per poi utilizzare l'ala mobile per riaccodarsi a Marco Gano e sfruttare tutta la potenza della sua Aston Martin per ricongiungersi. Adesso 1-1, un po' troppo distante, 1-2. Vediamo se l'Aston Martin di Vespa si fa dentro, si sposta subito Over. Vespa lo va a cercare, Vespa li va a cercare la scia. Dice tu spostati pure che io ti piglio tutta la scia. La succhia tutta, poi va all'interno, tira forte la staccata, ma adesso... mamma mia, ancora Over, non vuole mollare! All'esterno! È riuscito a resistere Over! Se l'hai messo di nuovo avanti! E allora alla fine poi perde tempo Vespa. Questa è una brutta gatta da pelare. Occhio a Vespa, ancora all'interno, poi diventa esterno, ancora Over che copre l'interno, tira forte la staccata Vespa, ancora, ancora, si deve fare tutta la curva, mamma mia, quasi mettono tutte e due le ruote sull'erba e poi alla fine deve cedere ancora la posizione. Ecco lo svantaggio di Vespa in questa curva, è proprio l'ala che non aiuta, ma aiutano quegli altri a scappare. Vespa deve però provare sul dritto, deve sfruttare tutta la potenza ibrida che ha e tutto il DRS che è in questo momento, perché adesso purtroppo quei tre davanti sono imprendibili purtroppo. Sì, non si capisce bene il gioco di Overboost, che non ha neanche fatto troppo il simpatico, perché ha fatto anche un movimento in frenata che teoricamente non dovresti né fare perché è pericoloso e non si dovrebbe fare. Però diciamo che il pilota Williams vuole continuare a resistere nonostante lo svantaggio che in questo momento sta subendo per la differenza di gomma e di usura, e vedremo poi quello che sarà il suo risultato finale, che penso non potrà andare più della quinta, sesta posizione. Vediamo adesso sul dritto, là davanti intanto si muove Mauro con Flaminio, si rimette davanti Mauro, Vespa continua a rimanere dietro, quindi non attacca il pilota Williams. Ehi, attenzione alla frenata brusca qui. Occhio all'incrocio, vediamo se adesso Over si metterà nella corsia box. Infatti lo fa. E diciamo che forse sì, come hai detto te, non è stata una cosa piacevole per Vespa, perché diciamo l'ha rallentato tantissimo, l'ha messo praticamente fuori dal DRS. Oltre che c'ha l'ala rotta, non può ovviamente lottare con i primi, però vediamo se comunque il ritmo è uguale, vediamo. Rossa intanto per Over dopo un paio di giri. Sì, in questo momento dovrebbe avere margini abbondanti su Matteo Profilo, dovrebbe andare a recuperare esattamente, adesso appena si aggiorna il tracker ve lo diciamo subito, dovrebbe andare a recuperare in circa 8-9 secondi se non calcolo male, 8 secondi e 0. Su Kaiser e poi 3 decimi su Svinnings e poi dovrebbe andare a recuperare ulteriori 13 su Davide. Penso che per Overboost oltre la massimo quinta posizione non possa andare. Per Vespa, cioè su Vespa difficilmente lo vai a riprendere, perché ovviamente quando hai raggiunto Kaiser, Matt, è passato Svinnings, la gomma rossa secondo me è già sul punto di cedere. Quindi non avrà il ritmo per andare a prendere Vespa, perché poi Vespa va ancora giù, ma attenzione a bandiera gialla che è girato Ezio al tornante, sì, eccolo qua, era praticamente davanti a questi tre che continuano adesso ad essere loro i favoriti a vincere questo Gran Premio. Overboost ha già mangiato quasi un secondo e sette, un secondo e sei a Kaiser, ma
Diciamo che, come ti ho detto, il guadagno è di 2-3 secondi a giro, cosa che penso non farà mai la gomma per tutto lo stint, oppure dovrà, come ho detto, accontentarsi del quinto posto, essere il suo obiettivo, per quanto in quel momento poteva essere una gara differente, magari forse una strategia, una sosta, ma come ne ho detto, siamo in pre-season per provare, quindi proviamo. Andiamo a vedere più che altro il giro veloce che è stato segnato da Pier Giocca, 1.34.822 con la gomma hard, quindi vediamo come sarà il giro di Overboost. Flaminia ha rischiato di perderla, ho visto uno spin, un controllo da parte del pilota Haas e che ha perso qualcosina nei confronti di Mauro, però adesso ci avrà il DRS. Vediamo se Marco si mette davanti. Marco infatti si sposta subito, Flaminia lo fa passare, long giro veloce, 1.34.2 con gomma gialla nuova. Marco si mette davanti all'attacco di Flaminia, quindi va lui all'inseguimento di Mauro e adesso vedremo ovviamente la gomma di Over, che comunque adesso ha 4 secondi, ma ha guadagnato 3 secondi. Allora, in questo momento loro girano sul 35 basso, che può andare a migliorare giro dopo giro. Vediamo quanto ci metterà. Oh, si è tirato Mr. X. Aia, si è girato Mr. X, peccato. Mentre sta arrivando la Williams di Overboost. Sì, 33.881. Giro velocissimo. Un secondo e quattro più veloci di quelli davanti. Non è un ritmo che potrà sostenere per tutta la durata dello stint. E se vuole andare a riprendere i piloti là davanti deve fare molto di più. Intanto purtroppo Vespa non ha il ritmo per tenere i primi tre per via della danneggiata. Stava facendo già un miracolo che teneva il passo dai primi tre con il DRS, poi però purtroppo c'è stata la battaglia con gli over che diciamo non ha aiutato assolutamente, però comunque veramente possiamo dirlo un grande miglioramento da parte del pilota della Aston Martin. Quest'anno sicuramente sarà un buon pilota, un ottimo pilota, forse sparo questa cosa, primo pilota, però non credo. Come secondo pilota secondo me sarà una grande mano per chi se lo prenderà. Potrà essere una ottima risorsa, sicuramente la qualifica è migliorata e sta facendo vedere questa gara comunque un qualcosa di importante, perché sta gestendo una situazione non facile con la danneggiata, finché poi comunque prima ha dimostrato di poter stare col ritmo dei primi, che attualmente scambiano ancora le posizioni, va davanti Marco Gano. E vedremo un po' poi il pilota, se dovrebbe esserci, correggimi se sbaglio, ancora una gara di pre-season la prossima settimana. Sì, però sempre non... 50 e 100, non si sa se... Scusami, over 3 secondi e la sua credo quinta posizione sarà in bilico fino alla fine. E bisognerà vedere, il prossimo gruppo dovremo, mi sa, forse correre anche noi, Simone, quindi non saremo forse qua in diretta, vedremo un po' la direzione gara, se ha già preso le sue decisioni o avrà bisogno di ulteriori conferme. E quindi ci dovrà essere ancora un gruppo di 100 e di 50. La pista penso che lo sapremo, noi lo sapremo più tardi, voi lo dovreste sapere nei prossimi giorni, quindi vedremo un po' che cosa verrà fatto, e poi verso fine mese, correggimi se sbaglio, dovrebbero iniziare i campionati. Con ovviamente poi le varie scelte che verranno fatte sul forum di Formula Italian Team, verranno stilate per sapere, anche per informare chi ci segue o chi ci segue da poco come funziona, verranno stilate delle liste di primo e secondo pilota, dove il primo pilota avrà la possibilità di selezionare i secondi piloti, che saranno ovviamente sempre scelti dalla direzione gara con i metodi di valutazione per campionati equilibrati e bilanciati, quindi per non scontentare nessuno. E da lì nasceranno poi le scuderie ufficiali, ovviamente correremo con le ufficiali rispetto a tanti altri campionati, e andremo. Intanto Over passa Kaiser e va a caccia, passa anche Bimix. Sì, è arrivato lungo, forse Bimix ha fatto un errore e Mauro è passato e adesso Overboost. Sì, Over è passato e Kaiser Matt è rimasto dietro.
Eh sì, purtroppo sì, Svindix. Tanto deve costruire un margine di 3 secondi in questo momento se vuole. Sì, ma ce la anche fa, salvaguardare. Però, mi sa che... Vediamo la gomma rossa quanto potrà fare. Sicuramente, come stavamo dicendo Simone, verranno stilate le scuderie e poi da lì prenderà il via il campionato col calendario che potrete anche lì trovare sempre su Formula Italian Team. Andate sul sito e avrete tutte le informazioni che necessitano, con anche statistiche, curiosità e ovviamente analisi e dettagli sui vari piloti che partecipano ai campionati. Volevo dire una cosa, diciamo che non c'entra niente, però per tutti questi anni che ho corso Formula Italian Team ho sempre corso il campionato prima del mio compleanno. La settimana prossima sarà la mia prima settimana da 29enne, perché domenica farò 28 anni, 29 anni, quindi volevo iniziare il campionato. Allora penso che già alcuni ti faranno gli auguri se non te lo potranno fare prima. No. E sarà il tuo primo anno senza campionati. Sì. No, e soprattutto dovrai prenderti la giornata, perché a compleanno si festeggia e se non festeggi l'anno che viene non te va bene. Sicuramente si festeggerà. Però diciamo sarebbe stato bello iniziare la stagione, il campionato proprio a 28 anni e poi man mano fare 29. Attenzione, Ezio per Prati. Mi sta proprio fermando, non sto capendo cosa stia facendo. Forse ha problemi col volante? Mi sa di sì, perché non accelera più di un tot. Eh sì, purtroppo peccato per lui, vabbè che comunque... ricordiamo che è una pre-season, quindi per lui diciamo sarà ancora un po' da prenderci la mano su questo nuovo capitolo. E niente, vedremo un attimo quest'anno come saranno, come hai detto te, le categorie, i piloti e tutto. Sarà però comunque interessante quest'anno, attenzione, perché comunque molti piloti, diciamo, attenzione, si è ritirato questo, sì. Dicevo, quest'anno i piloti, alcuni diciamo l'hanno un po' sottovalutato questo gioco, oppure diciamo non ci hanno voluto mettere un po' la mano, però comunque tutto sommato quel poco che ci hanno messo hanno fatto capire che comunque non hanno perso lo smalto. Già i primi tre, che sono diciamo i senatori della Master, ne fanno subito vedere il proprio esempio per come vanno ancora forti, nonostante che diciamo questo gioco è stato criticato tantissimo. Sì, non partito su una buona luce sicuramente, adesso perlomeno guidabile, anche se personalmente, come ho sempre detto anche nei party con tutti i ragazzi del Formula Italian Team, io non ho mai capito così tanta, tra virgolette, negatività in confronti di questo gioco, che purtroppo sappiamo come è partito, perché lo sappiamo ed è inutile che ci discutiamo. Però pian piano hanno fatto degli ottimi step. Certo, ci sono ancora delle cose che non tornano e non torneranno mai, perché comunque questo gioco è un arcade, non è un simulativo. Un simulativo vero e proprio sicuramente darebbe un'esperienza migliore. Per esempio, non fate parte della categoria della Formula 1, però ci sono giochi come Assetto Corsa che ad esempio sono veri e propri sim e che ti garantiscono un'esperienza completa, anche se non con le vetture di Formula 1, ma che comunque hanno tutt'altra fisica, e lì effettivamente capisci qual è l'effetto guida, non come Formula 1. Formula 1 rimane ancora un arcade, purtroppo non sapremo mai se in futuro potrà diventare un gioco simulativo, perché bisogna anche vedere chi lo gestisce. Sappiamo, riportando anche un po' di gossip nel recente, che non si sa se AE Codemasters rinnoveranno i diritti, che loro possono automaticamente riscattare con una clausola che hanno, e che non sappiamo appunto se effettivamente, attenzione intanto Marco quasi a tamponare Mauro, non sappiamo se rinnoveranno, quindi potremmo addirittura arrivare ad avere come ultimo gioco Formula 1 2026, che sarà il nuovo anno, nuove vetture che ricorderanno un po' il 2004-2005, e infatti tanti ricordi soprattutto per i tifosi di Ferrari, e quindi bisogna vedere, Simone, cosa potrà succedere, perché può essere che poi dal 2027 in poi, essendo i diritti liberi, o non verrà mai prodotto un gioco dedicato a Formula 1, o chissà che AE Codemasters rinnovino la partnership, o che qualcun altro prenda i diritti e ci possa sviluppare finalmente un sim racing, o comunque un gioco che ci faccia vivere appieno l'esperienza
di Formula 1, con quelli che sono i suoi pregi, i difetti e le varie fisiche che ovviamente parliamo sempre di videogiochi, ma che comunque possono un po' rispecchiare la realtà. Eh sì, ovviamente in futuro cosa succederà, ovviamente se io comunque la penso, tutti noi speriamo che il prossimo capitolo sia molto diverso e che faccia, diciamo, un po' ritornare molta gran parte della community, non soltanto nostra ma anche in generale, a prendere in mano questo gioco, questo capitolo di F1, come lo è stato, diciamo, nel 2023, che ricordiamo nel 2022 è stato un po' criticato per via della trazione, poi nel 2023 è stato un gioco assai migliorato, e infatti l'anno scorso abbiamo visto le nostre categorie, sia dalla Master che dalla Prime, erano molto competitive. Quest'anno vedremo un po' di differenza, un po', diciamo, come le differenze là davanti che si stanno vedendo Marco Gano, Mauro e Flamino, che stanno cambiando le posizioni, mentre qua c'è stato un po' di parapiglia, un po' di battaglia tra Kaisermat e Spinnix, che Kaisermat si ferma. Sì, penso si vada a divertire per il giro veloce, tanto il tuo penso ampiamente l'abbia fatto. Quindi, come ho fatto anch'io in Abu Dhabi, mi metto una gomma rossa, mi porto a casa il giro veloce e mi faccio qualche giro tirato. No, mettila gialla! Vabbè, non vuole rischiare un decadimento, ci sta. Mancano 5 giri. Invece, vabbè, ci sta, Simone, fidati, ci sta bene. Intanto, ritornando a quello che hai detto, sì, purtroppo negli anni non abbiamo titoli felici, sicuramente uno dei migliori. Che io purtroppo non ho avuto la possibilità di provare completamente, ho avuto la possibilità di provare dopo, è stato 2017-2018, dove comunque c'era una differenza importante tra i piloti che non portava a queste gare trenino, e poi col tempo purtroppo hanno tallato, tra virgolette, messo sullo stesso binario molti giocatori, e quindi non facendo più quella differenza che il pilota fa anche nella realtà. E poi siamo arrivati a questo punto dove abbiamo avuto un inizio veramente scadente del 24, migliorato con il tempo, ma che purtroppo non sana comunque la ferita che ha fatto, che è parecchio profonda e che ovviamente porta la community ad avere un po' di ovviamente malumore e allo stesso tempo non voglia di competere su un gioco che, come ricordiamo, è un arcade, non è un simulativo, e quindi già partendo con dei malus non è certo entusiasmante o stimolante il suo processo di crescita. Intanto si è girato ancora Pier Joker. Peccato, però sì, speriamo ovviamente in futuro che questo capitolo sarà migliorato, però intanto noi ci dobbiamo, come possiamo dire, accontentare e abituarci a questo F1 24, e vedere ovviamente chi saranno i nuovi campioni della Master, della Pro League e della Sport League, non più della Prime, ricordiamo, perché purtroppo quest'anno per mancanza di iscrizioni non si è potuta creare. Speriamo ovviamente che l'anno prossimo, magari con tante persone, si possa di nuovo avere anche la Prime League. Torniamo ovviamente, ormai in pista mancano solamente 6 giri al termine, soltanto questi 3 se la stanno giocando, diciamo, i senatori della Master, Marco Gano, Zeta Pro Mauro e Flaminio, che ormai sono qui a battagliarsi da molti giri. Guardate Mauro che bloccaggio ha fatto, e tra l'altro qualche giro fa abbiamo visto la percentuale delle gomme, abbiamo visto che Mauro era al 33% di gomma anteriore, mentre gli altri, Marco e Flaminio, erano al 20. Eccolo qua, guardate la differenza di usura delle gomme tra Zeta Pro Mauro e Luca Flaminio, cioè praticamente il 7% in più Mauro rispetto a Flaminio, ed è strano perché è un giro di differenza, non sono 10 giri. Allora, sicuramente una buona differenza è relativa al funzionamento della gomma,
perché comunque Mauro, se giustamente è riuscito a scaldare meglio e in fretta l'anteriore, ci possa stare un consumo leggermente maggiore rispetto ai suoi diretti avversari. Come abbiamo detto, la gomma hard non è una gomma così problematica, Simone, quindi non è un problema grosso. La media invece sarebbe un altro discorso. Intanto Kaiser 33,5, e quindi giustamente si può arrivare tranquillamente alla fine senza nessun tipo di problema. Certo è che bisogna ovviamente stare attenti a non commettere errori, perché da qui alla fine non sarà facile, non sarà facile. 5 giri al termine adesso, il prossimo saranno 4, e adesso a comandare questo gruppetto è Marco Ganu. Vediamo se Z Pro Mauro si metterà davanti, e infatti si sposta, va all'interno, dice Marco lì vado io adesso, e poi nel prossimo giro magari passi te o passa Flaminio, oppure non passa nessuno, rimango solo io davanti e prova a vincermi questa gara. Vediamo, là davanti adesso ci hanno Gallians, dovrebbe essere la Ferrari, sì, è lui, che ce l'hanno da un bel paio di giri, ma che comunque non riescono a raggiungerlo. E attenzione a Marco ancora, che si sta facendo vedere. Secondo me adesso questi tre si stanno divertendo, si vogliono divertire, non hanno nessuno dietro a dare fastidio, sono in tre a lottarsi questa piccola vittoria e vogliono adesso giocarsela. Mancano ormai 4 giri al termine con Fleming e Marco Ganu, che sono adesso leggermente staccati rispetto a Z Pro Mauro, ma comunque sono sempre tutti quanti lì. E come dicevi tu in precedenza, vedo il distacco di Over che mano a mano si sta ricucendo, quello di Sbinix da Over. Adesso Kaiser Matt spara a giri veloci, 33,3, con Over che ha 5 secondi di vantaggio, mancano 4 giri, però forse un po' a rischio, non lo so, eh. Sicuramente Kaiser portò a tornare sotto a Matteo Profilo in 4 giri, non lo so, vedremo, ma Matteo ha anche 3 secondi, quindi basterà portarsi sotto i 3 secondi. Tanto bandiera gialla si è ancora girato ancora Piero Joker. Però bisogna attimo vedere. Si è spostato Mauro, un po' come faceva Over, per non dare la scia a Marco Ganu. Però veramente con DRS, attenzione alla frenata qui ragazzi, mamma mia Flaminio. Io per molte volte ho visto molti piloti dietro che praticamente avevano bloccato l'anteriore per evitare il contatto con la posteriore, perché è una frenata molto forte, quindi purtroppo abbiamo visto Pier Joker, Vespa, abbiamo visto un po' di tutti, abbiamo visto che alcuni avevano rotto lì in quel punto, anche Mister X abbiamo visto, quindi bisogna stare veramente attenti, soprattutto adesso con 3 giri al termine e con questi tre che non ne vogliono proprio sapere, diciamo, di disturbarsi, continuare a venire dietro. Secondo me adesso Marco sta facendo la cosa più intelligente, ovvero rimango dietro, poi nell'ultimo giro, nell'ultimo rettilineo ti attacco e me la porto a casella. E infatti anche Flaminio secondo me sta facendo la stessa cosa, perché adesso la telecamera è passata dall'onboard e vediamo ovviamente del suo abitacolo che la batteria dell'ERS è veramente piena e quindi la vogliono sfruttare praticamente, penso, negli ultimi giri. Infatti Marco prende qualche piccolo metro di distacco proprio per utilizzare il DRS per non andare per forza all'attacco di Mauro. Diciamo che Mauro adesso sta pian piano tentando di rallentare per cercare di far andare gli altri, ma gli altri mica ci cascano. Ma vedi che anche perché poi loro spengono l'ERS, secondo me, mettono ovviamente nessuno sul dritto e quindi vanno anche al risparmio energetico. Quindi basterebbe anche il DRS per rimanere incollato. Quindi vediamo un attimo, là davanti continua. 54esimo, Marco addirittura ha chiuso il DRS per un momento, adesso l'ha riaperto, lo richiude 2 giri al termine. Al 56 prepariamoci diciamo all'inferno, speriamo di non vedere nessuno che si gira. Ma cercheranno sicuramente di stare attenti, di non fare danno, perché comunque hanno fatto tutti un'ottima gara da qui
fino alla fine non penso che vedremo chissà che problematiche. Sono comunque piloti molto esperti. Intanto Kaiser, altro giro veloce, guadagna veramente tanto su Matteo Profilo, si porta a meno di 2-3 secondi. E Sni pian piano sta riportandosi sotto i 3 secondi, ancora due giri, gli manca ancora un secondo. Penso che la gomma rossa adesso stia calando drasticamente per il pilota Williams. Ma due giri e mezzo difficilmente li riesce a conquistare, mentre Kaisermat è ufficialmente davanti, anche perché ricordiamo Matteo Profilo ha 3 secondi di penalità da scontare, e invece Kaisermat è praticamente libero. Attenzione perché non abbiamo constatato una cosa qua davanti, attenzione. Uè, che cosa succede? Marco Ganu, dove stai andando? Ha frenato troppo tardi ed è arrivato troppo lungo. Flaminio si infila. Io non vorrei una mossa molto intelligente da parte di Luca Simone. Ha forzato Marco a passare Mauro, che non voleva. Non voleva ovviamente rimanere davanti, e quindi Luca ne ha approfittato e si è messo nella miglior posizione possibile. E adesso Gallians si è fermato. Pensavo che praticamente Mauro potesse raggiungere Gallians e utilizzare il DRS per difendersi, però Gallians ovviamente si è voluto fermare, ha messo la gomma rossa poi per dire a Kaiser, ma adesso giro veloce te lo faccio io e vediamo. Però attenzione, ultimo giro che inizia tra poco, vedremo chi sarà davanti e chi rischierà il sorpasso. Guardate Flaminio, guardate Luca Flaminio quanto è molto aggressivo adesso in alcune punte della pista rispetto alla Williams. Guardate qui quanto è vicino, sta dando una pressione allucinante. Vediamo cosa succederà. Sì, diciamo che Mauro sta pagando quell'usura in più un pochino sull'anteriore, riesce a essere meno scorrevole rispetto a Luca, come vediamo anche qui, poco veramente scorrevole pilota Williams. Quello che sicuramente è chiaro, Simone, è che comunque il fatto che Mauro abbia trovato una magagna per accendere la gomma adesso gli si stia ritorcendo contro, e quindi non voglia assolutamente, guarda ancora, non vogliono passare, vogliono stare lì. Marco dentro! Eccolo lì, contatto! No! L'abbiamo visto arrivare lungo. Allora attenzione, Mauro si rimette dietro. Attenzione, ultimo giro. Marco ha fatto, diciamo, un po' la cappellata. La cappellata, purtroppo. E allora, però attenzione che può ancora ricongiungersi, però non so se è facile. Flaminio adesso è davanti. Soprattutto a danno. Sicuramente sì. A danno all'anteriore. Adesso controlliamo subito sull'onboard, ma Kaiser dovrebbe avere danno. Kaisermat ha passato Matteo Profilo. Mamma mia, Mauro quasi al rischio di girata. Però adesso Mauro ha un colpo molto importante. Non deve sbagliare. Al DRS. Sì, attenzione, perché anche Sminic sta guadagnando tanto questo giro nei confronti di Overboost. Potrebbe provare ad attaccare la quinta posizione. 6 decimi, mancherebbe quel poco. Andiamo allora in onboard con Z Pro Mauro. Batteria piena. Un colpo solo. Non deve sprecare questa occasione. È vero, una precision, ma è un segnale per dire quest'anno ci sono anche io, ci sono sempre anch'io. Vediamo. Attenzione a non sbagliare anche la staccata. Attenzione. Adesso ci fa bene Luca. Tira tutto l'ers che ha Luca Flaminio. Vediamo Z Pro Mauro. DRS, sparano tutti quanti vers, però arriva Mauro fortissimo sul dritto, si affianca e va alla staccata. Furibonda Flaminio, furibonda anche Mauro, fortissimi side by side. Attenzione, nessuno vuole mollare alla fine, forse Mauro ce l'ha fatta. No, Flaminio ancora, Mauro, Flaminio, Mauro arriva alla staccata e Mauro che riesce a vincere questo Gran Premio in volata con Flaminio. Mamma mia, ci danno un segnale, ci danno un messaggio, ci siamo anche noi quest'anno, ci siamo anche noi. Mamma mia, che finale, soltanto la precision, non oso immaginare in campionato, e ho detto tutto. Attenzione, piccolo errore purtroppo di Phoenix, che stava rientrando, quasi gli mancavano ancora 2 decimi ad Overboost, ma purtroppo si dovrà accontentare. Buona gara per il pilota subentrante. Sesto posto per Sbinnix, che ricordiamo che è partito in fondo e ha avuto anche buona rimonta. Sì, ha fatto anche una buona rimonta.
quindi ricordiamo Mauro vincitore di questa gara, Fleming Pre secondo, Marco terzo, Vespa quarto, per via anche della danneggiata, comunque anche lui grande prestazione, Overboost quinto, poi Sbimic sesto, Kaiser Matt settimo, Matteo Profilo ottavo, poi Lopensky e Long nono e decimo, poi Pier Joker e Gallians e Mister X che sono arrivati tutti al traguardo, tranne Ezio che purtroppo il pilota Red Bull non è riuscito a chiudere questo GP, anche probabilmente per problemi al volante, perché abbiamo visto molto spesso andare anche sulla ghiaia, sull'erba, quindi difficilmente era governato. Comunque aspettiamo che arrivino tutti al traguardo, penso che siano arrivati tutti, manca forse Pier Joker. Figa, non so se... Sì, che sta ovviamente zigzagando. Sta zigzagando e va a chiudere anche lui questo GP. Quindi, caro Mattia, una gara di pre-season della 100 molto interessante. Abbiamo anche intravisto che comunque i piloti non hanno mancato, non rimancano, sono sempre rimasti sempre forti. Sì, hanno fatto un'ottima gara, peccato la cappellata di Marco all'ultimo che l'ha portato fuori dalla lotta a 3, che poi è diventata 2, con Mauro che ha tenuto veramente giù il piede all'ultima curva, è rimasto bene all'esterno lasciando il corretto spazio a Luca, che comunque finisce seconda posizione, ricordando anche che Luca non è che abbia in questo periodo tante prove all'attivo, però si fa sempre trovare lì pronto e sicuramente pilota molto affidabile. Sì, e dunque questo è il podio di questa pre-season, quindi noi possiamo anche andare ai saluti e ci possiamo rivedere con le pre-season per l'ultimo appuntamento delle pre-season proprio settimana prossima, il 14 ottobre, il giorno dopo del mio compleanno, con l'ultimo round con la 50% e poi il 15 con la 100% del gruppo A e B. Quindi questa è la classifica finale, direi che possiamo andare ai saluti, ringrazio ovviamente il buon Mattia Del Corso che è stato con me questa sera in cabina di commento, grazie Mattia. Buonasera a tutti. E ringrazio ovviamente il buon Marco Luconi che sarà di là adesso a parlare con gli altri in party. E niente, noi ci rivediamo lunedì 14 ottobre con le pre-season dei ragazzi.